Ciao ragazzi, io sono Oliver Kragel, ma tutti mi chiamano Olli. Vengo da Wolfsburg, della Germania, dove ho ancora la mia famiglia, mia mamma Andrea, mio papà Thorsten e ho una figlia che si chiama Emma Johanna, che sta anche lì in Germania. Olli e Benji, e io mi chiamo Olli e mio fratello Benny, quindi là mi ricordo sempre la serie che ho guardato quando ero piccolo, solo che da noi si chiama Tsubasa Ozora e da voi Olli e Benji. Mia mamma e papà e mia figlia vengono spesso qua per vedere a me e mia moglie Alessia. Con 16 anni sono andato via di casa perché mia mamma e papà si volevano spostare in un'altra città, ma io dovevo decidere o andare con loro o di vivere da solo. Quindi con 16 anni mi ho preso una casa da solo in Wolfsburg, cioè la città del Volkswagen, dove dopo ho anche lavorato 3 anni e mezzo. E dopo di quel lavoro ogni giorno di 8 ore dovevo andare al campo perché ho giocato per giovanili, VfL Wolfsburg. Dopo quel 3 anni e mezzo di lavoro sono andato via da Volkswagen perché volevo giocare a pallone. Io ho sentito quando sono venuto qua a Ascoli, o sapevo diciamo, che già giocava anche un altro tedesco qua, Oliver Bierhoff, che si chiama, quindi io mi chiamo come lui, Oliver. Ma che devo dire su di lui? Noi sappiamo in Germania che lui era un giocatore fortissimo. Non so come ha fatto Ascoli, ma penso che anche lui ha fatto qua i suoi gol diciamo, per la città, per i tifosi. E come l'ho fatto per la Germania. Professionisticamente diciamo, ho iniziato a calcio a Braunschweig, ho fatto anche subito bene le prime 2 partite dai professionisti, ho fatto 2 gol, avevo già richieste dalla Bundesliga con il mio procuratore, il problema solo che dopo un po' di tempo, cioè diciamo dopo un mese mi ho rotto il menisco e così è andata un po' male la cosa. Da lì ho cambiato squadra, sono andato in un'altra squadra in Regionalliga, che è diciamo qua in Italia Serie D. E da lì sono andato di nuovo in una squadra di Serie C, che è una bella squadra a Berlino, diciamo, a Potsdam, dove ho fatto un bel campionato, ho fatto 32 partite. E da lì mi ha comprato la squadra Bundesliga Austria SV Ried, dove ho giocato 2 anni e mezzo. E da lì sono venuto in Italia, sulle mie stazioni Frosinone, da lì sono andato a Crotone, in Serie A Foggia e da Foggia Benevento. E da Benevento sono venuto adesso finalmente qua a Ascoli. Penso che vi ricordate che il mio tiro con Foggia contro Ascoli, bel gol, 97esimo. Finalmente sono qua a Ascoli e spero che faccio belli gol per Ascoli, per i tifosi e per tutta la squadra. La mia specialità, diciamo, le punizioni. Ho provato anche già diciamo, 2 volte a Frosinone con le punizioni. Una volta è andato via i seggiolini. La seconda che ho tirato, devo dire, molto bene, da 20 metri. Che purtroppo è andato contro la traversa che mi ha fatto tanto incazzare diciamo, anche dopo la partita. Sono arrivato diciamo, negli ultimi 10 minuti del chiusura del mercato, sono arrivato qua, sto molto bene qua, diciamo, la squadra ho conosciuto adesso quasi 10 giorni, devo dire che abbiamo una squadra compatta che diciamo, gioca un bel calcio, è importante solo che si fa per 95 minuti e non solo per 45 minuti. Come abbiamo visto a Frosinone abbiamo fatto una grande partita, solo che alla fine il risultato era 0-1, quindi dobbiamo lavorare in questi aspetti per portare più punti possibile a casa, perché alla fine è solo quello che conta. Sto molto bene qui a Ascoli e spero di rimanere un po' di tempo qua.